Gli aquilani non dovranno vivere nei container, ma ci saranno abitazioni temporanee più dignitose. È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, che ha illustrato le azioni che si stanno portando avanti per sostenere chi ha avuto conseguenze gravi dopo il terremoto in attesa della ricostruzione. Abbiamo rifiutato i container perché riteniamo che non sia dignitoso. D'altra parte abbiamo avuto l'esperienza del passato, anche delle Marche, dell'Umbria, del Friuli, dell'Irpinia. Bisogna migliorare, non è quello il modello al quale vogliamo rifarci. Noi ci saranno entro fine estate, diciamo così, prima dell'inverno, quindi nell'autunno, ci saranno delle abitazioni confortevoli, che saranno costruite con la tecnologia sismica più importante che c'è al mondo, italiana, ma che noi vendiamo, brevetti italiani che vendiamo fuori, quindi credo che saranno delle situazioni confortevoli, non container e nemmeno baracche. Gente fiera e forte quella abruzzese, ha parlato infatti di un Abruzzo che è nato dopo il terremoto con un sentimento comune, più unito che mai. La ferita profonda infatti non è riuscita a fermare una regione che ora si riprende e non saranno le infiltrazioni mafiose a fermarla, dureranno 15 giorni, ha detto Chiodi. Sta passando un'immagine di una regione non a rischio di infiltrazioni mafiose, ma una regione dove le infiltrazioni mafiose già ci sono. Allora, queste cose non esistono ancora. I rischi dobbiamo fare in modo tale che non si verifichino. Abbiamo fatto già delle scelte che permetteranno degli appalti piccoli, che magari le persone potranno rivolgersi ai propri professionisti di fiducia, alle proprie imprese di fiducia, così da non attirare l'interesse della criminalità organizzata. Ma dovremmo sempre stare attenti su questo. Però l'Abruzzo non è questo.